Come si facevano i censimenti una volta? Veniva una ragazza a consegnare un foglio dove c'erano le domande. Quali erano queste domande? La prima domanda era: chi era il capofamiglia? Chi era la moglie? Quanti figli? Cosa faceva il capofamiglia? Cosa faceva la moglie? Cosa facevano i figli? Che case frequentavano i figli? Adesso che vi abbiamo fatto vedere come si facevano i censimenti tanti anni fa, vi faremo vedere come si fanno i censimenti adesso con le nuove tecnologie informatiche. Bisogna andare su Google Chrome, cercare il link 8000census.istat.it. Si aprirà questa pagina, andiamo su documentazione, metodologia di ricostruzione dei variabili censuali, e qui ci saranno tutte le informazioni che ci servono per ricavare delle informazioni sull'Istat e sui censimenti che si facevano una volta. Questi moduli rappresentano come si fanno i censimenti adesso. Ci sono due modi per farlo, uno cartaceo e uno online. È cambiato rispetto agli anni scorsi, perché ci sono due tipi di questionari, uno in forma ridotta e uno incompleta. Le informazioni che prendono rispettano il regolamento europeo, la continuità delle serie storiche e quanto richiesto dagli utilizzatori del dato censuario. Nel modello ridotto vengono chieste informazioni in modo generale e in quello completo più specifiche. Il questionario in forma ridotta comprende poche informazioni e quello in forma completa ha approfondimenti relativi. Di solito per la versione ridotta ci sono modelli da 3 persone, invece per quella completa ci sono quelli da 6 persone. Le domande sono cambiate perché sono formulate in forma diretta. In caso di difficoltà a svolgere il questionario, guardare la guida di compilazione. Compilare i fogli via internet garantisce una maggiore qualità.